al professor Ilvo Diamanti nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria, celebrandone il lavoro accademico e professionale che ha promosso il nome della nostra città di Urbino a livello nazionale e internazionale. Il Consiglio Comunale di Urbino, 24 febbraio 2024. Conferita oggi la cittadinanza onoraria a Ilvo Diamanti, un personaggio importante per la città di Urbino, quali le motivazioni? Le motivazioni sono diverse. Innanzitutto perché è stato un docente della nostra università che ha portato il nome di Urbino sia a livello nazionale che internazionale, elevando la città anche a livello accademico in modo importante. Quindi nella seduta del 27 novembre 2023 è stata votata con l'approvazione di tutto il Consiglio Comunale, quindi maggioranza e minoranza, per il conferimento di questa cittadinanza onoraria. Siamo onorati di conferire questo prestigioso riconoscimento al professor Diamanti perché lo merita come accademico, come studioso, come giornalista, perché è un editorialista, è stato un editorialista importante ed è tuttora di testate giornalistiche nazionali, quindi per la nostra città oggi è una giornata importante e siamo onorati di averlo qui con noi. E questo è uno dei primi due appuntamenti perché poi il prossimo sabato sarà l'ora del professor Monaco a cui concederemo ugualmente la cittadinanza onoraria. Vi presentiamo Ilvo Diamanti, una delle teste più lucide d'Italia. Avevo anche il riflettore davanti, quindi figurati, più lucido di così. Conferita oggi la cittadinanza onoraria da parte della città di Urbino, una città con cui lei ha avuto numerosi legami, cosa simboleggia, cosa significa questo riconoscimento per lei? Significa semplicemente il riconoscimento di una realtà vera, cioè io sono di Urbino. Io sono arrivato a Urbino più di 30 anni fa e quando sono arrivato, è una cosa che dirò anche questa mattina, non la conoscevo ma non di persona, ho alzato la testa, ho visto le mura, ho visto Palazzo Ducale, i Torricini, sono salito fino a Piazza Rinascimento, ho visto che era brulicava di studenti e ho detto io da qui non me ne andrò mai più. Quindi sicuramente una grande soddisfazione per il lavoro che ha fatto in questi anni, un lavoro molto ampio, tanti i temi che ha trattato. Un consiglio per gli urbinati, per gli studenti, per vivere Urbino nel modo che secondo lei è il più giusto, il più profondo? Guardi, su questo ho idee abbastanza chiare. Urbino non deve rinunciare a se stessa, non deve rinunciare alla propria storia e deve sottolineare il fatto che la propria storia è anche il presente e che su questo presente si fonda anche il futuro. Un futuro fatto di studi, di scienza, di ricerca e di bellezza. Io a Urbino sono cresciuto, mi sono formato e è inutile che disperiate, di me non vi libererete più.